Classroom Zen è una web app completamente gratuita, utile per gestire il silenzio e i rumori in classe e mantenere alta la concentrazione dei ragazzi. Classroom Zen si divide in tre sezioni. La prima, Noise Management, è dedicata alla gestione del chiasso e dei rumori. La seconda sezione, invece, Breathing Techniques, è dedicata alle tecniche di respirazione. E infine la terza sezione è quella dedicata ai brain breaks, delle pause strutturate utili proprio per tenere alta la concentrazione dei ragazzi durante le lezioni. Vediamo come funzionano singolarmente queste tre sezioni. La prima sezione, Noise Management, possiamo considerarla una sorta di gioco del silenzio digitale. Ci basterà scegliere una delle ambientazioni proposte tra montagne, deserto, valle o spiaggia. Andare quindi a impostare la sensibilità del microfono. Come vedete, qui in alto a destra avremo un timer che indicherà per quanto tempo i ragazzi riusciranno a tenere silenzio in classe, cercando di non disturbare questo simpatico draghetto che nel momento in cui noi parliamo o comunque superiamo il limite di volume impostato, ci inviterà a fare silenzio. Quindi un gioco del silenzio digitale che può essere anche divertente, in particolar modo per i bambini della scuola primaria. La seconda sezione invece è quella dedicata alle tecniche di respirazione. Abbiamo tecniche utili per la gestione dell'ansia quotidiana, per mantenere la calma in classe, per trovare il proprio zen o per restare focalizzati mentalmente. Ci basterà cliccare su una delle attività proposte e quindi seguire il ritmo della respirazione. Infine, l'ultima sezione è quella dedicata ai brain breaks, che, come vi dicevo, sono delle pause strutturate. Capita infatti che durante la lezione, dopo un tot di minuti che abbiamo iniziato a spiegare, i ragazzi possono avere dei cali di attenzione. Queste pause sono delle pause che servono proprio a tenere alta la concentrazione dei ragazzi, quindi delle pause strutturate. Perché? Perché tengono comunque impegnati i ragazzi in maniera attiva. Sono dei giochi come può essere true or false, vero o falso, o would you rather, cosa faresti se? Un aspetto interessante di questi giochi è che i ragazzi parteciperanno e voteranno con il loro applauso, quindi parteciperanno attivamente non solo mentalmente, ma anche fisicamente. Un ottimo modo quindi per coinvolgere tutta la classe, tenerla attiva e quindi mantenere alto il livello di attenzione e concentrazione. Classroom Zen è un'applicazione completamente gratuita, quindi vale la pena provarla e verificare se effettivamente può essere uno strumento utile per la gestione della classe.